Ciao a tutti e ben ritrovati come ogni sabato con le notizie migliori e peggiori della settimana appena trascorsa nel mondo dei videogiochi. Incominciamo parlando dell'online, anzi dell'online che non c'è perché Drive Club non è ancora disponibile in versione digitale e anche l'edizione normale sta dando qualche problema con le funzionalità. Via internet la lista amici di Xbox Live ha qualche problemino negli ultimi giorni e il PlayStation Network c'è un giorno sì e un giorno no. Noi siamo veramente delusi perché sono servizi che prima di tutto paghiamo e poi dovrebbero rappresentare il futuro dei videogiochi visto che in molti stanno puntando appunto sulle funzionalità online dei loro prodotti. Anche questa settimana purtroppo parliamo di risoluzione e framerate. Questa volta un anonimo informatore dice che Microsoft e Sony starebbero facendo pressioni sui produttori di videogiochi, in particolare su Ubisoft, per mantenere il framerate delle versioni PC dei titoli in uscita bloccato ai 30 fps. Questo per limitare le differenze tra le versioni console e quelle PC. Il boss di Xbox, Phil Spencer, ha rispedito le accuse al mittente. Noi per valutare dovremmo avere sotto mano le versioni complete dei titoli in uscita perché a pensar male si fa beccato, ma spesso ci si azzecca. Ma chiudiamo con una considerazione personale perché siamo anche un po' stufi di parlare di risoluzione e di framerate, vorremmo parlare di gameplay e di giochi che in realtà sarebbero il motivo per cui siamo tutti qui. E chiudiamo i flop con una notizia decisamente brutta. Anita Sarkisian, la femminista diventata famosa con la sua serie di documentari sulle donne nei videogiochi, ha dovuto cancellare una conferenza negli Stati Uniti perché riteneva che le misure di sicurezza non fossero abbastanza strette in seguito alle minacce da lei ricevute. E poi Brianna Wu, una sviluppatrice, ha dovuto addirittura abbandonare casa dopo che è stata minacciata di morte e stupro. Un conto è la polemica, un conto è la discussione, ma qua stiamo veramente superando il limite. Apriamo la serie di top con Uncharted 4 perché Naughty Dog ha deciso di stuzzicarci ancora un po' sull'attesissimo titolo previsto per PlayStation 4. Secondo gli sviluppatori statunitensi ci sono grandi cose in vista, addirittura fantastiche, ma non è ancora il momento di mostrarle. Noi speriamo che sia qualcosa di veramente next gen perché le speranze nei confronti del titolo appunto Naughty Dog sono molto alte. I videogiochi possono fare del bene, noi lo sappiamo e lo sa anche uno sviluppatore di Super Meat Boy che ha deciso di fare una maratona in GTA 5 così da raccogliere fondi per acquistare un cane addestrato a fiutare i livelli di glicemia nel sangue delle persone diabetiche così da regalarlo alla madre affetta appunto da questa malattia. Lo sviluppatore ha marciato per 6 ore nel titolo raccogliendo più di $15,000 e quindi raggiungendo il suo obiettivo. Destiny qualcuno lo critica, molti ci giocano, ma tutti ne parlano, ne parliamo moltissimo anche noi e questa settimana vi abbiamo mostrato dei video veramente interessanti, un giocatore che da solo affronta la volta di vetro oppure l'ultimo boss della volta di vetro tirato giù in 17 secondi netti, ma la cosa più interessante è sicuramente la recensione di Destiny a fumetti ad opera di Giacomo Bevilacqua e disegnatore di Apanda. Piace la trovate sul sito oppure sui nostri social Facebook, Twitter, YouTube, Google Plus e Instagram, seguiteci per non perdervi neanche uno dei nostri contenuti in esclusiva. Ciao e come sempre alla settimana prossima.